Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccolo qui, Marco. E allora, piccoli e grandi dubbi sul digitale, chiamate subito il numero 06 37 35 3302, oppure scrivete una mail a mattinainfamiglia@rai.it, oppure c'è sempre Facebook o Twitter. Caro Marco, ebbene sì, chi più, chi meno, siamo lì, sempre tutti chini, sul cellulare, per strada, in macchina, insomma, pericolo sempre. È sempre dietro l'angolo. Sempre dietro l'angolo e anche davanti a volte, no? Perché anche davanti, tu sei, rischia esatto. Sempre la vita. Si rischia la vita, perché tu mentre cammini, no? Cammini così a un certo punto e non guardi davanti, allora attraversi le strisce senza guardare, o la strada e fru! Ciao, purtroppo, telefono. Sì, è capitato anche questo. Capita. E allora cosa accade? Che in un comune olandese hanno inventato una cosa molto carina. Tipo? Come si vede dal video, vediamo una hanno strada. Messo delle strisce molto lunghe, colorate, in modo che mentre tu cammini intorno allo smartphone hai la luce che viene fuori. Se vedi del rosso intorno a te, ti accorgi che forse è il caso di non attraversare. No, non ci credo. Certo. Non sarà un po' troppo non esagerato? Non è male. L'idea è carina. Sai che in Inghilterra hanno un sistema per i non vedenti dove gira un pirolino sotto, sai il tastino quello per attraversare? Se il cosino gira vuol dire che è verde, se è fermo no. Per i non vedenti lo trovo giusto, però magari certo. Per chi ha il cellulare potrebbe si anche auto un attimo non vede... alzare gli occhi, bene, non dico la testa, quantomeno gli occhi per attraversare la strada, va bene. Andiamo avanti e sentiamo il primo paziente digitale. Pronto? Sì, buongiorno professore. Buongiorno. Una domanda, vorrei creare una voce su Wikipedia. Cosa devo fare? Allora, per provare a creare una voce su Wikipedia, la prima cosa da fare è vedere, verificare che non esista già. E quindi, per esempio, andare su Wikipedia, cercare la voce. In questo caso noi qui, per esempio, proviamo a vedere, sappiamo già che non c'è, a cercare pronto soccorso digitale, la nostra rubrica. Sì. E quando vediamo che non c'è, c'è proprio scritto crea una voce a partire da questa... una pagina a partire da questa voce. Si potrebbe creare, e da lì, però, si potrebbe creare, se qualcuno la vuole creare, prego, tra i magari spettatori. No, io no, bisogna crearla sempre, non devi essere il soggetto coinvolto, devi essere terzi. Va bene. E quindi si può creare la voce inserendo una rubrica di Rai 1, eccetera, eccetera, una serie di cose. E così si crea la pagina, bisogna rispettare la sintassi di Wikipedia che è un po' complessa, per cui come dire, uno che arriva così, un avventore del digitale improvvisato, non può creare una voce facilmente su Wikipedia perché rischia di venire rifiutata da tutti i vari sindaci, cioè quelli che controllano che le cose siano scritte. Certo che meno male. Sì, abbastanza. Insomma. Abbastanza. Dipende, non sempre. Sulle non cose sempre. Mediche non ci fidiamo troppo. Esatto. E tempo di video curioso. Sì. Cosa avrai scovato? Sappiamo che ormai i robot incominciano ad avere un'intelligenza artificiale elevata. Sì, non sono ancora singolari, nel senso non hanno ancora incominciato a diventare più bravi dell'uomo, fortunatamente. Però stanno lì. Però lì. E questo artista ha dimostrato, un artista che in una galleria di Berlino, ha dimostrato sostanzialmente che i robot possono anche avere una sorta di creatività, una dose di creatività. E quindi cosa ha fatto? Ha messo il tipico, come si chiama, il modello, insomma quello che chiunque può andare lì a fare il modello, si mette davanti ai robot e una telecamera, delle telecamere lo inquadrano e poi vedete ogni robot ha un po' la propria anima, quello che scrive più veloce, quello che vedete, ognuno di questi robot che lo sta inquadrando fa un disegno, cioè un ritratto a penna del soggetto diverso. Perché ognuno ha un po' la propria peculiarità ed è un modo artistico per dimostrare che esiste come dire, anche la creatività tra i computer. Tra i robot. E a grande richiesta ci colleghiamo oggi di nuovo con Londra, dove c'è per noi Marco Camisani Calzolari. No, non sono pazza, guardate. Ma, scusa, ma cos'è quella roba che hai in testa? In che anno sei? Cos'è? Sono nel 2030, ma tranquilli, non ci saranno queste cose. L'ho messo per fare un po' di scena, sapevo che mi sarei collegato col passato e allora ho detto facciamo un po' quelli del futuro, ecco. Solo che non mi torna, sei giovane uguale, sei identico a me come età, dico, uguale. 2030. Sì, hanno appena inventato delle pillole che praticamente ti permettono di ringiovanire e poi rimanere giovani, come me. Siamo simili, no? Grazie, non è male. Senti, nel 2030 le automobili ci sono ancora, come funzionano? Racconta un po'. Sì, allora, le automobili esistono, ci sono, circolano, solo che non hanno più chi le guida, si guidano da sole. E poi è possibile chiaramente chiamarle via internet. Quando vuoi un'automobile, arriva, ti prende, ti porta e paghi solamente per quello che usi.
Ma se non c'è l'autista e ti taglia la strada, chi ci mandi? Allora, può succedere, solamente che per attivare la procedura di mandarceli, sì. C'è un gesto, ve lo faccio vedere? Allora, bisogna alzare questa mano no, così. No, grazie, chiudete il collegamento perché nel futuro... Ma un pesce d'aprile, Marco. Mamma mia, ragazzi. Sì, no, non lo so, è dal futuro. Dobbiamo fare noi, se si collegano, dobbiamo fare. Andiamo avanti, che è meglio. Ti leggo la mail di Giovanna che, volendo sfruttare le possibilità offerte dalla rete, vuole, diciamo, in un certo senso arrotondare lo stipendio, però è rimasta a bocca asciutta. Certo. Mi sono registrata su almeno 4 siti di ricerche di mercato che promettevano 15 euro a sondaggio, scrive, ma sono rimasta molto delusa. Ho riempito formulari infiniti e ogni volta sembra che io non sia adatta per il sondaggio. Come mai? Allora, non è, diciamo che in generale non è un mondo di truffe. In generale, ci sono dei mondi un po' più, che proprio di solito il 90% sono truffe. In questo caso sono di solito siti abbastanza seri, di solito. Di solito. Il punto qual è? Il punto qual è? Che effettivamente sono pochi quelli che poi vanno bene per i singoli sondaggi. E in genere si guadagna dei 50 centesimi all'euro a sondaggio, che richiede a volte 20 minuti, mezz'ora. Quindi anche volendo, anche lavorando come dei matti, e ovviamente non ti selezionano sempre, come ha fatto Giovanna, alla fine del mese comunque riesce a portare a casa veramente pochi euro o poche decine di euro se hai lavorato tanto. Però se vuoi arrotondare lo stipendio. No, e quindi, no, va benissimo, dicevo solo di non aspettarsi uno stipendio. Certo, grandi cifre. Ecco, un arrotondamento va bene, ma non sarà molto elevato e soprattutto non è facile farsi selezionare. Perché ovviamente bisogna avere delle caratteristiche a seconda avere della ricerca, perché sono dei marchi che ovviamente vogliono, non so, una casalinga che però viva in cima alla montagna, ma che però abbia la connessione a internet, che però abbia anche il satellite e che guardi noi. Quello è fondamentale. Bravo. E parliamo adesso della parola digitale di oggi, che è in realtà un acronimo. Sì. TLDR. Che non è un nuovo partito digitale, ma sta per too long didn't read, cioè sostanzialmente troppo lungo non l'ho letto. Si usa quando nel mondo internet va a finire che qualcuno scrive un testo troppo lungo e di solito bisogna essere brevi e concisi. E quindi tu a un certo punto gli dici, senti, bello, io non ce l'ho fatta a leggere, mandami qualcosa di più riassuntivo, perché non c'è, scrivi proprio TLDR. Diciamo che non vi voglio invitare a usare questi, anche perché appunto il professor Sabatini altro che sgridarci in questo caso, no? Altro che, però il vero, la questione è che se lo vedete scritto, ecco, non era un errore di stampa, ma era, significava proprio troppo lungo, non l'ho letto. Dunque, cari troll, dispensati di insulti a destra e manca, voi la sigla TLDR, beh, non verrà più in aiuto, vero Marco? Esattamente, e infatti troll, noi li vogliamo combattere, i troll sono... Almeno ci proviamo. Ci proviamo, noi... la mettiamo tutta. Il governo norvegese contro i troll, che in questo caso erano quelli che andavano negli articoli, magari il governo pubblicava un testo e diceva, allora il governo ha deciso di fare questa cosa qua, e sotto scrivono bla bla bla, perché ovviamente approfittano a volte di ogni spazio possibile per andare, no? Dove c'è un buco, e sono sempre molto carini poi, no? Brava, estrema educazione. Allora, siccome il punto non era tanto se uno non è d'accordo, ma è ma l'hai letto l'articolo almeno? Questa è la domanda, no? Che ogni tanto uno si fa, ma l'hai letto oltre al titolo? E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una scelta ingegnosa. Hanno aggiunto sostanzialmente in fondo all'articolo, quando è il momento di commentare, tre domande. Facili. A cui sai sicuramente rispondere se hai letto l'articolo. Altrimenti se non puoi commentare. Hai letto l'articolo, allora puoi commentare. Se l'articolo non l'hai letto, non dimostri che non l'hai letto, non puoi. L'unica domanda che mi faccio io quando ho letto questa notizia, ho detto, ma se per caso la mia domanda è non ho capito l'articolo, come faccio a scriverla? Perché non me lo fanno fare, no? E quindi non si commenta. Tu con i troll che rapporto hai? Faccio una domanda io questa volta. Ma guarda, non esistono, nel senso che non si guardano. Perché? Bisogna ignorarli, sempre. Don't feed the troll. Non dare, non nutrire i troll. Se ci fosse più educazione sarebbe meglio. Bisogna educare, ci vorrebbe una rubrica ogni sabato mattina che parla... educhiamoli! Infatti, e c'è un prof 2.0, Marco Camisani Calzolari, che ringraziamo, ma che ritroveremo sabato prossimo per altri utili consigli sul mondo del digitale. Grazie.